Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo Acquisti Manga, il secondo di dicembre, uno degli ultimi video acquisti del 2023. Ci stiamo avvicinando alla fine dell'anno, questa settimana abbiamo delle novità molto interessanti, anche dei recuperi particolari che vi andrò a mostrare. Vi ricordo che settimana prossima uscirà la top manga di quest'anno. So che è un video molto atteso, non vedo l'ora di parlarvi dei titoli che più mi hanno colpito. Vi ricordo anche che pochi giorni fa è uscita la top sulle edizioni manga del 2023, quindi consiglio, per chi non avesse ancora visto il video, di guardarlo e recuperarlo. Come ogni video acquisti abbiamo il pacco da Mangayo, utilizzando codice sconto STEB, 5% di sconto in fase d'acquisto. E su Mangayo in questo momento è presente la Christmas Promo Gift. Dal 14 al 18 dicembre, con una spesa minima di 40 euro per i prodotti presenti proprio nella Christmas Promo, al momento del checkout potrai ricevere un regalo o un manga o una rivista giapponese. Ci sono oltre ben 50 prodotti tra manga e riviste che potete scegliere proprio come regalo. Inoltre la spedizione scende da 39 euro a 29. Consiglio ovviamente a tutti di dare un'occhiata. Inoltre su Mangayo potete trovare anche sull'app attualmente il mio profilo con la mia collezione aggiornata, ovviamente con il mio nickname Stebonf. Dopo questa breve intro partiamo con gli acquisti e iniziamo questa volta da J-pop. Partiamo fortissimo con il volume numero 6 di A Cruel God Rings di Moto Agio. Non voglio fare nessun spoiler per quanto riguarda la top manga che uscirà settimana prossima, però ho già detto più volte che A Cruel God Rings non è solamente il miglior titolo uscito quest'anno, ma in generale uno dei manga, uno degli shoujo più belli e incredibili che sia mai stato proposto qui in Italia. Ve ne riparlerò meglio nella top di settimana prossima. Questo è assolutamente l'apice di Moto Agio, sia dal punto di vista narrativo sia dal punto di vista stilistico. Una storia estremamente forte che va fuori ad ogni tipo di barriera ed ogni tipo di canone. È sempre fantastico leggere qualcosa di Moto Agio, si conferma tra le mie autrici preferite di sempre. Non perdiamo altro tempo e passiamo a un manga di J-pop, un altro shoujo. Vi sto parlando dei quattro fratelli Yuzuki con il volume numero 10. Manga che resta molto tranquillo, ti dà delle vibes tenere, calde. Il volume si concentra sulla figura del fratello più piccolino Gakuto e il suo dolcissimo amico. Per chi ancora non avesse letto questo volume, preparatevi perché è di una grande dolcezza. I quattro fratelli Yuzuki è un bellissimo slice of life, un bellissimo comfort manga. E sempre restando in tema di grandi opere, abbiamo il 19° volume di Dance Dance Dancer di Georg Asakura. Si apre in questo volume quella che a tutti gli effetti una nuova saga. Io non so come sia possibile, ma ogni volta lo stile di disegno è in miglioramento. Georg Asakura sta scrivendo sicuramente un manga articolato sul balletto, che ha tutte le carte di diventare uno tra i migliori proposti. Ci sono sempre quelli che sono i suoi disegni dettagliatissimi, che esprimono perfettamente le sensazioni del ballo, come riesce anche a proprio concepire la tavola. Vedo diverse influenze nel suo stile di disegno, ci trovo un qualcosa degli anni 70, soprattutto nelle impostazioni delle tavole, ma rivisitato al giorno d'oggi. Grande manga, non vedo l'ora del volume numero 20. Andiamo avanti con il prossimo titolo di J-pop, è il volume numero 6 di Initial D, che devo ancora leggere e purtroppo non posso darvi il parere in questo video. Un altro manga di J-pop è il volume numero 2 di Ira Yasumi di Keigo Shinzo. E niente, il primo volume era stato ottimo, questo secondo è una conferma. La filosofia di vita del nostro protagonista mi piace moltissimo. In questo secondo volume troviamo un approfondimento del passato, della vita dei nostri personaggi. È confortante vedere come i personaggi si approcciano, come progrediscono e come arrivano a realizzare i piccoli obiettivi. Ira Yasumi è un manga che tratta di argomenti semplici, ma lo fa in un modo spiccato, è uno slice of life puro e tratta tutto in modo sempre divertente e piacevole. Il messaggio che vuole far arrivare: se qualcosa ti piace, ti fa sentir bene, allora è quella che ti farà avere successo. Adesso aspettiamo il volume numero 3. Ora invece cambiamo casa editrice, abbiamo un manga di cui ho già completato la lettura in Giappone. Vi sto parlando di Kaguya-sama Love is War, è uscito il volume numero 22. Questa parte è ben strutturata, ci stiamo avviando anche qui in Italia verso la conclusione di Kaguya. Mancano però ancora 6 volumi, mi sono espresso più volte, quindi passiamo al prossimo titolo, che è il volume numero 20 di Bakemonogatari, l'adattamento della Monogatari Series. Si sta concludendo anche questo adattamento manga qui in Italia, vi ricordo che sarà completo con 22 volumi, quindi non adatterà tutta la Monogatari Series. Sicuramente in questo adattamento manga il punto di forza sono i disegni di O'Great, sempre fantastici, vi mostro qualche tavola. È stato molto bravo in questo adattamento nel cercare di mostrare la pazzia di Nisio Isin alla sceneggiatura. Se però qualcuno di voi dovesse partire con la Monogatari Series, io non consiglierei mai il manga, o potete guardare l'anime con le varie stagioni, ma sicuramente sarebbe meglio leggere
essere la light novel. L'anime e la novel sono un prodotto totalmente differente dall'adattamento manga. Andiamo avanti con i due shoujo di Star Comics per questa settimana. Abbiamo Kamisama Kiss con il volume numero 12, il penultimo volume di questa nuova edizione. Complimenti comunque a Star Comics per aver fatto uscire in questo 2023 12 volumi. Quindi un volume al mese, un manga shoujo da recuperare assolutamente con questa nuova edizione per chi non l'avesse ancora fatto. Sa mischiare all'interno più elementi, andando da folklore giapponese a parti sentimentali, a parti misteriose, andando a strutturare nel corso dei capitoli una storia davvero grandiosa. E concludiamo Star Comics con il volume numero 40 di Yona. Siamo arrivati a una cifra altissima, siamo praticamente in pari con il Giappone. Ancora una volta si conferma uno dei migliori manga in corso, non credo che abbia bisogno di nessuna presentazione Yona, questo volume è stato davvero impattante. Nei prossimi capitoli ne succederanno delle belle, è difficile ora aspettare. Cambiamo ora casa editrice e passiamo a Hikari Edizioni. Abbiamo solamente un volume, che è il 10 di Gen di Hiroshima, il conclusivo. Si conclude finalmente questa edizione in 10 volumi dopo che Hikari ci aveva proposto negli scorsi anni l'Omnibus Edition con i 3 volumi. Adesso è possibile recuperare Gen di Hiroshima con questa edizione, 7,50 euro. Per ogni volume Keiji Nakazawa ha sicuramente creato un manga unico, un manga drammatico, una vera e propria testimonianza di ciò che è successo nel 45, ciò che è successo ad Hiroshima. Un titolo così importante deve essere sicuramente letto dai più. Sono davvero contento che Hikari abbia riproposto il manga in questa edizione standard in 10 volumi. Ora invece passiamo a Dinit. Abbiamo un volume che stavo aspettando tantissimo, della collana Showcase, un'autrice che arriva in Italia e mi sembra incredibile presentarvela, perché stiamo parlando della regina dell'horror Kanako Inuki, proposta con questo volume della collana Showcase di Dinit. Abbiamo il suo Grand Terror, che comprende all'interno 6 storie brevi selezionate dalla stessa autrice. È un manga shoujo, gran parte delle opere che ha pubblicato sono shoujo. È stata proprio tra le protagoniste del boom del manga horror degli anni 90 e si è guadagnata nel corso del tempo il titolo proprio di regina dell'horror. Arriva quindi qui in Italia un'autrice davvero fondamentale che ha fatto la storia del manga, in questo caso dell'horror. Tra le più grandi influenze possiamo notare ovviamente nello stile di disegno Kazuo Metz. Vi mostro qualcosa del suo stile di disegno, che comunque è diventato davvero personale. C'è anche un qualcosa di Deshino. Di gran parte delle sue prime opere, come anche Grand Terror, sono state pubblicate su Shoujo Friend, rivista ad esempio dove hanno pubblicato Waki Yamato, Kazuo Metz, Machiko Satonaka, Tetsuya Chiba, e anche tra i primi lavori di Moto Agi, un'altra grandissima influenza. Possiamo leggere dalla sua postfazione le grandi influenze che gli ha donato la sensei, soprattutto dopo aver letto Il Clan dei Po, che lo considera come l'opera che maggiormente gli ha cambiato la vita. Kanako Inuki prende tante di queste influenze di autori e autrici del passato, le va a rimodellare attraverso ai suoi manga e riesce a creare un qualcosa di unico. Per chiunque fosse appassionato di storia del manga, volesse scoprire un'autrice che ha fatto la storia, Grand Terror è da prendere assolutamente. La collana Showcase di Dinit non sbaglia mai. Mentre invece per Kokonino Press abbiamo due manga che vi vado a presentare, e sono due lavori del Gekiga. Sono due recuperi che ho fatto. Il primo è Neve Rossa di Susumu Katsumata. Vi mostro da più vicino la copertina, autore che è stato inedito qui in Italia, e proprio come ci dice Kokonino, questa è un'altra gemma ritrovata del Gekiga. Ambientato nel Giappone rurale dei primi decenni del secolo scorso, troviamo all'interno 10 racconti dove Katsumata ci parla delle stagioni difficili e quello che è il duro lavoro di quelli che sono contadini e artigiani. Nel 2006 ha vinto anche un prestigioso premio dell'Associazione dei fumettisti giapponesi. Katsumata ci ha lasciato nel 2007, ha esordito ed è stato un autore leggendario di Garo. Ovviamente alla fine del volume c'è una grande postfazione per andare ad approfondire l'opera e per andare ad approfondire l'autore. Il lavoro che fa Kokonino sul Gekiga è un qualcosa di incredibile, e anche il prossimo volume è sempre dedicato al Gekiga. Lo volevo questo davvero tantissimo, vi sto parlando di Flight di Kuniko Tsurita. Ecco qui un pochino più da vicino la copertina, guardate quanto è spesso questo volume. Per la prima volta anche in Italia la prima autrice che ha pubblicato su Garo. Troviamo all'interno 27 racconti brevi che ci fanno immergere nella cultura underground del Giappone degli anni 60. Kuniko Tsurita viene considerata come un'autrice estremamente sperimentale, proprio una delle autrici del fumetto sperimentale giapponese. Ho davvero tantissime aspettative. La Tsurita ha incominciato a pubblicare su Garo nel 65, ha avuto una breve carriera perché è morta nell'85, nata nel 47, però proprio nella sua breve carriera
Ibarra ha gettato delle basi grandissime. A fine volume poi troviamo una grande postfazione che inquadra quella che è la biografia e il percorso artistico della Tsurita, quelle che sono state tutte le sue influenze, una grande postfazione a cura di Sho Onoda. Siamo arrivati ai recuperi della settimana, ho recuperato una serie completa di Kaori Yuki, altra autrice estremamente apprezzata dello shoujo manga, autrice di Angel Sanctuary. Stavo inseguendo moltissimo questa serie, vi sto parlando di God Child completa in 11 volumi. Vi mostro velocemente le copertine, abbiamo qua l'1 e il 2, il 3 e il 4, il 5 e il 6, il 7 e 8, il 9 e il 10 e il volume conclusivo, il volume 11. Come sempre Vinted ci riserva delle offerte clamorose, pagato in totale davvero pochissimo. Volevo approfondire Kaori Yuki, ho già letto diverso il suo materiale, ovviamente Angel Sanctuary, molte delle sue storie brevi. Mi mancava God Child, che prosegue quelle che sono le avventure del Conte Kain. Lo stile di Kaori Yuki ovviamente è super riconoscibile, davvero bellissime le atmosfere gotiche che ogni volta ci presenta. È stato pubblicato in Giappone tra 2001 e il 2003, ho molte aspettative, se qualcuno di voi l'avesse letto mi raccomando mi faccia sapere il suo parere nei commenti. Kaori Yuki è magari una di quelle autrici che potrebbe essere riscoperta qui in Italia con magari qualche nuova edizione dei suoi manga, ne esistono diverse in Giappone. Non si sa mai che magari per il 2024 non venga presa in considerazione questa opportunità. E un altro recupero che ho fatto è una miniserie, un manga josei, pubblicato in Giappone nel 2012 e in Italia nel 2015 grazie a Planet Manga. Vi sto parlando di Addio Stregone, completa in 2 volumi. La mangaka Ozumi non ne ho mai sentito parlare, però era una miniserie che mi ispirava davvero tanto perché parla della vita dei fratelli Van Gogh. Ha vinto un prestigioso premio nel 2014 in Giappone che è il Konomanga Gasugoi. Ovviamente il primo premio va a rimodellare la vita dei fratelli Van Gogh. I disegni dell'autrice mi piacciono tantissimo. Un tratto particolare e dettagliato. Spero che sia una serie che riesca a sorprendermi, a stupirmi. Anche in questo caso, se qualcuno di voi l'avesse letta, mi faccia sapere il suo parere nei commenti, senza fare spoiler. Quindi siamo arrivati alla fine di questo video acquisti manga. Lasciate come sempre un mi piace, un commento. Fatemi sapere i vostri acquisti della settimana, così da scambiare sempre qualche parere. E per i nuovi, iscrivetevi al canale per i prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo video!